Chiunque abbia informazioni è invitato a rilasciare una dichiarazione anonima alla polizia. Ma uccide ogni volta in modo diverso. Ti prego! Ciao a tutti, sono Federica e bentornati su Murdered Soul Suspect. Dunque, abbiamo scoperto che Abigail ha veramente qualcosa a che fare con questa storia e adesso dobbiamo cercarla, però non penso sia lei l'assassina. È un fantasma. No, non è qui. Vi teniamo informati. È sparito anche Rex? Oh mio Dio, sta uccidendo tutti i poliziotti. Rex non si trova. Le sarà successo qualcosa. Dove hai portato Joey, pezzo di merda? Dove andrà? Dove avrà portato Joey? Abigail, aspetta. Il suo strumento di morte. Abigail è il killer? Punto di domanda. Questi non mi dicono nulla. La chiesa ci siamo già stati. Scusa, eh. La testimone sta andando alla stazione. No, non penso sia andata alla stazione di polizia. Qui ci siamo adesso. Il patibolo? Certo. Lo strumento di morte della sua morte è dove l'hanno impiccata. Il patibolo al museo. Quindi Abigail ha rapito. Tieni duro. Joy. Sto arrivando. Esplora il nascondiglio, ok. Quindi dobbiamo ritornare al museo. Vai. Però volevo trovare le due che mi mancavano. Dove diavolo saranno? Che di qua è tutto chiuso. E l'avevamo già trovata. Ah! Ok, siamo tornati all'inizio. Ok, prima di uscire io però volevo verificare. Se c'era anche qualcos'altro. Perché me ne mancano due, maledizione. Però magari me li sono persi all'inizio. Dunque, di qua non si può andare. Vediamo. Di qua ce n'era uno che avevo già trovato. Qui. Sicuramente sono in queste stanze abnormi. Che me lo son perso. Cioè, è tipo immensa sta casa. Mamma mia. Di là c'è un'altra stanza. No. Sì, qua. Guarda che mi sono persa questo. La vita e la morte. Ho chiesto a Ronan se pensava ci fosse qualcosa dopo la morte. Voleva sapere se intendevo il paradiso o se parlavo di fantasmi. Quando gli ho risposto che parlavo di fantasmi è scoppiato a ridere e non ha aggiunto altro. Lo prendo come un no. Allora, dedico parte di questo video a cercare gli ultimi due pezzi della storia. Perché penso di non averli trovati neanche la prima volta a questo punto. Dunque, è immenso sto posto comunque. Cioè, ci credo che me li sono persi in giro.
Rimuovi, guarda, beh, vedi, ci sono le cose strane. Dai, me ne manca uno. Allora, guardo prima tutta la parte di qua, perché se no... Questa è la stanza, ok, e poi si va giù, quindi... Vediamo di qua. C'è una biblioteca. Dove diavolo sono? Uno solo me ne manca, dai, ce la posso fare. È un vero e proprio labirinto sto posto. Però sono ritornata di qua. No, non mi sembra di... di vederlo. Ok, può essere che... che allora è giù. Bene. Facciamo un altro giretto. Qui. Anche ce lo siamo perso. No, non mi sembra. I demoni... ok, non ci sono più. No, questa è la stanza di prima. È troppo buio sto posto, mamma mia. Allora, qui non c'è nulla. Questo cos'è, uno sgabuzzino? Ma non vedo nulla. Poi... e sicuramente me lo sono persa in qualche stanza piccolina. Eccolo qua ragazzi. Bene, sentiamo la storia. Salem non era un posto particolarmente eccitante per un gruppo di tredicenni scalmanati. Per movimentare un po' le cose, io e i miei amici dovevamo ricorrere a una buona dose di fantasia. Le storie sul passato di Salem non ci impressionavano. Le consideravamo buone solamente per riuscire ad attrarre i turisti. Le streghe ovviamente non esistevano, lo sapevano tutti. Per questo l'intera scuola rideva dietro a Robbie Burns. Lui alle streghe ci credeva. Oggi vorrei non averlo preso in giro così tanto. Forse sarebbe ancora vivo. Non mi ricordo più a chi venne l'idea di fargli uno scherzo, ma non ci volle molto per convincerci tutti. Io dovevo andare in biblioteca e trovare un libro di incantesimi. Ovviamente ce n'erano centinaia di volumi sull'argomento. Non devo averci messo più di un quarto d'ora. La seconda parte del piano riguardava una vecchia villa abbandonata, in cima alla collina, la casa del giudizio. Tutti dicevano che era stregata, e pareva persino che il giudice Atworn, il vecchio proprietario, bruciasse i resti delle streghe giustiziate nei camini di casa sua. E qui entrava in scena Robbie. Lo sfidammo ad andare di notte alla casa del giudizio e raccogliere un mucchietto di cenere da ogni camino. Avrebbe dovuto accendere delle candele, spargerci sopra le ceneri e leggere un incantesimo. Gli avevamo fatto credere che se l'incantesimo avesse funzionato, le candele si sarebbero spente di colpo. Ma bastava che la fiamma tremolasse solo un po' e avremmo smesso di prenderlo in giro. Si vedeva che aveva paura, ma alla fine accettò. Quello che non sapeva era che avevamo nascosto una telecamera nella stanza per registrare l'impresa. Il giorno dopo, Robbie non si presentò in classe. All'inizio pensammo che non avesse il coraggio di farsi vedere. Poi venni a sapere che era scomparso. Andai a recuperare la telecamera, in preda al panico. Mandai avanti il video fino a quando non lo vidi. Stava facendo esattamente quello che gli avevamo chiesto. Poi un'ombra è sbucata fuori dal nulla. Vidi Robbie che si voltava terrorizzato e poi più nulla. Nell'inquadratura successiva
Robbie era scomparso. E l'unico segno che fosse successo qualcosa era il camino che scoppiettava nell'angolo. Wow. Questo un po' di brividi me li ha fatti venire, perché comunque è una storia che non nel senso che è vera, però che può succedere, perché molti si sono andati magari nelle case abbandonate e hanno sentito queste cose di gente che sparisce e hanno ritrovato magari telecamere, eccetera, eccetera. E quindi un po' di brividi me li ha fatti venire. Comunque, bene, adesso che abbiamo recuperato anche questa, direi che possiamo andare a salvare Joy da quella pazza. Vai, Ronan. Aumenta un po' il passo, però. Ah, ci sei arrivato da solo. Che bravo che sei. Tira fuori la tua pistola fantasma e andiamo... Ah no, non ci sei arrivato da solo. Mamma mia. Che persona triste che sei. Vediamo di venire a capo a questa storia. Di qua. E lì, sì, dovrebbe essere lì il museo. Sì, ok. Ma tutta sta gente non ha visto passare una ragazzina con un fantasma. Ok. Ah, attenzione. Se decidi di proseguire non potrai più tornare a Salem. Vuoi continuare? Aspetta un attimo. Quindi siamo alla fine. Mi spiace non aver trovato tutte le altre cose che mi mancavano, perché secondo me un po' sono nella città. E queste sono i disegni, che, cioè me li sono persi praticamente tutti. Però tipo la storia di Giulia con Ronan me ne mancavano due. Questo cos'è? Ah, queste sono le riflessioni invece di Ronan, me ne manca uno. E basta. Mi dispiace per la storia di Giulia e di Ronan che non le ho trovate tutte. Ah no, anche gli articoli sull'assassino. Ma ragazzi, verrebbe una cosa troppo lunga, comunque a noi interessa la storia. Diciamoci la verità. Qua dentro... c'è nulla. Perché c'è questo posto nascosto nell'ombra? Oh, attenzione! Guarda. Bella domanda. Sono in giro e francamente verrebbe una cosa troppo lunga, anche perché non so dove sono. Quindi proseguiamo. Cerchiamo di capire che cavolo sta succedendo. Nessuno merita di morire. E se un pazzo assassino uccide la gente con il pretesto di fare giustizia, vuol dire che davvero non c'è limite alla sua follia. Ops, hanno sfondato la porta. No, è pieno di demoni, ma porca miseria. Obiettivo, vai al museo. Sono bravissima, io ci sono già arrivata. Allora... va bene così? Maledetti mostri. Dunque, ecco Joy. Joy! Ronan, aiuto! No, non muore. Rex, oddio. No, Rex, non puoi essere stato tu. È lui il killer della campana? Non me lo ricordavo, oddio. Invece sì. Sono 300 anni che uccidiamo le streghe che ma cosa? La nostra bella città. Là sotto, ma non è vero. In combutta con il demonio, che sfruttano poteri che non dovrebbero possedere. Ma come cosa? Te? Non osare paragonarla a me. Piano, piano. Questo è fuori di testa. Mani in alto! Aiuto!
Non fare niente di stupido. Mani in alto, stai fermo. Mani in alto. Tra l'altro è il vostro capo. Forza, non so se vi siete accorti di questa cosa. E comunque anche Rex non è male, eh? Un bel figaccione anche lui. Che diavolo succede? Abigail, oh! Ah, è Abigail. Pezzo di merda. Cosa stai facendo? Ma non è lui, mi sa, è Abigail. Sei stato tu. Non volevo che scoprissi la verità. Ronan, fai qualcosa! Ci provo, mia cara. Non è molto facile. Tieni duro, ragazzina. Sto arrivando. Cosa dovrei fare? 20 secondi? 15? Eccomi. Come fermare Abigail? Urlo assordante. Vai, mi aveva buttato via. Grande Joy. In realtà grande Ronan, però. Ce l'abbiamo fatta. Adesso? Non è finita. No, no, non è finita. Questa ci mena adesso. L'abbiamo fatta solo incazzare. No, è un fantasma, non può farlo. È un fantasma. Come... No? Non ho capito. Ops. Ho sbagliato. Chiedo scusa. Chiedo scusa, ma non avevo capito cosa dovevo fare. No, mi devo rifare tutto il pezzo. Ok, taglio e... E arrivo direttamente lì. Ok, ci siamo. Prima mi dava una cosa da fare. Ok. Cos'è? Ah già, anche con l'altro fantasma, quando l'avevamo toccata, è giunta la tua ora, Abigail. Avevamo Williams. Visto cosa le era successo. No. Tu, rovina di Salem. Poverina, però. Per i tuoi peccati. Non può essere vero. Vuoi usare i ricordi contro di me? Posso farlo anch'io. Oddio, cosa? Sì, vabbè, questo ormai ci siamo abituati. Non mi fa nulla. Ho scoperto la verità sulla tua morte, ma non ancora sulla mia. Cioè? Ah, ecco. Ti sei servita di Rex per uccidermi. Cioè, era Rex, quindi. Hai posseduto Rex per uccidermi. Rex era il più influente. Il più rispettato, il più temuto poliziotto della città. Non esageriamo. Certo che ho usato Rex. Ma non ha gli occhi azzurri? Come può essere l'ex Rex l'assassino? Ma Rex non può essere il killer. L'assassino ecco, vedi? Aveva gli occhi azzurri. Non ho usato lo stesso killer per ogni omicidio. Baxter! Baxter? No, poverino. Perché hai ucciso Baxter, povero patatino? Perché hai ucciso Baxter? Dopo un po' li ammazzo sempre. Wow. Soprattutto quelli che si avvicinano troppo alla verità. Povero Baxter, aveva capito tutto. Perché mi hai ucciso? Vediamo la domanda fondamentale. Ma io non stavo per scoprire la verità. Non ero uno dei tuoi assassini, perché mi hai ucciso? Che faccia ha fatto? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo non me lo ricordavo! Davvero ho ucciso io quella bambina? Oh no. Cacchio! È possibile? No! Questo non me lo ricordavo, sono scioccata. No, no, non è...
come avrei potuto? No, cioè... siamo... Sei stata tu. Che stronza! Vi giuro, questo non me lo ricordavo. Maledetta! Qualcuno mi aiuti, per cortesia? Se finisce così, tu vieni con me. Andiamo via insieme, mia cara. Lasciatemi andare! Dai, dai, Ronan! Basta! Cavoli, quindi... ecco perché scappava da me quella ragazzina. No. Non me lo ricordavo questo. No, anch'io ero uno degli assassini. Porca miseria. Dov'è Joy? Eccola. Joy, tua madre è viva, tra le altre cose. Tutti abbiamo un lato oscuro, a volte è più evidente, altre no. Con un po' di fortuna, nessuno se ne accorge. Per la legge Rex è un assassino. Eh sì, ma anche io. Ma anche la legge può sbagliare. Solo Joy conosce la verità e non lo denuncerà mai. Meno male, ma lui si ricorda, penso di no. Anzi, potrebbe persino aiutarlo. Una cosa è certa. È diventata migliore di come ero io alla sua età. Quella ragazzina merita comprensione. Ha pagato il suo debito. E si è commesso qualche piccola infrazione mentre cercava sua madre. Non c'è poliziotto che non chiuderebbe un occhio. Eccola! Mamma! Il killer della campana è scomparso insieme ad Abigail. Il caso non è mai stato chiuso ufficialmente. Direi di no. Ma i ricordi sbiadiscono, il tempo passa. Forse Salem riuscirà a chiudere con il passato e a vivere in pace. La morte ripaga tutti i debiti, diceva mio padre. Ci ho sempre creduto anch'io. Ma a dire il vero, la vita non ci lascia andare finché non sei onesto con lei. Metti le cose a posto e paga i tuoi debiti. Solo così sarai libero. Sono pienamente d'accordo. Ronan. Giulia. Oddio ragazzi, davvero io non mi ricordavo che Abigail usava, ha usato anche Ronan per uccidere. Questa cosa l'avevo proprio rimossa dalla mia mente, sono rimasta abbastanza scioccata. Però sono contenta del finale. Questo gioco, devo dire che la prima volta che l'ho giocato mi ha lasciato veramente stupefatta. Perché a me è piaciuta molto la storia, è molto bella e comunque non è, diciamo, troppo difficile da non poter andare avanti per capire cosa succede. Alla fine non è un gioco di combattimento, è investigazione e anche se diciamo che il nascondersi non è proprio il tipo di gioco che io cerco, a me piace proprio usare le armi e affrontare i nemici. Comunque questa storia mi aveva preso molto e sono contenta di avervela riproposta sul canale perché, vi ripeto, io porto i giochi che mi attraggono come trama, eccetera. Quindi sono felice di avervelo portato e spero sia piaciuto tantissimo anche a voi. Detto questo, io ho già scelto il prossimo gioco che farò. In realtà farò i DLC di The Evil Within, i 3 DLC che ci eravamo lasciati indietro, quindi riprenderò con quelli. Detto questo, spero di rivedervi in una prossima serie. Stoppo qui e ci vediamo in un prossimo video.
Bye!